Il momento giusto. Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo è quello giusto per iniziare a fare ciò che hai sempre voluto, sognato o procrastinato. Il momento giusto per iscriverti a quel corso di teatro, di pittura, di scrittura, di fotografia o qualunque altro tu stia pensando, ma che la paura di non esserne all'altezza ti ha sempre bloccato nel farlo. Il momento giusto per andare dalla persona che segretamente ami e dirglielo, dar finalmente luce ai tuoi sentimenti. È vero, non saprai quale sarà la sua reazione, ma soffocare le proprie emozioni e vivere di rimpianti è peggio. Il momento giusto per recuperare un rapporto d'amicizia, di lavoro, di famiglia che magari si era incrinato per un qualcosa che ormai il tempo ha sepolto. Spesso il tempo cura. Affievolisce i sentimenti negativi, ristabilizza le emozioni, però fa anche venir meno il coraggio di parlare, di fare il passo per riprendere in mano quel legame. E questo è il momento di essere coraggiosi. Il momento giusto per iniziare quella dieta non perché il tuo aspetto non sia bello, ma perché quei chili di troppo ti infastidiscono e ti tolgono l'autostima. E non c'è niente di più bello che vedere una persona che si ama. Il momento giusto per fare quel grande viaggio che da molto tempo desideri, per visitare quelle terre di cui parli, di cui ti sei documentato, il viaggio dei tuoi sogni, che al solo pensarlo ti fa brillare gli occhi. Prima o poi lo farò, ti sei sempre ripetuto. Ma cosa aspetti? I giorni diventano mesi e i mesi diventano anni. Ci è stato dato il dono della vita e noi non dobbiamo sprecarla lasciando le giornate corrodersi nel nulla. Questo è il momento giusto. Il momento per vivere veramente.